Un altro fine settimana che si prepara ad ospitare un grande evento di sport Arezzo, arriva l'Arezium Cup. Partiamo intanto dalle squadre che prenderanno parte a questa edizione. Allora, saranno 8 le squadre professionistiche, 7 di Serie A e una di Serie B, nell'ordine Juventus, Torino, Fiorentina, Napoli, Roma, Empoli e Atalanta, che è stata la vincitrice dello scorso anno, più una squadra di Serie B e il Perugia. A queste si uniranno le otto squadre rappresentanti le scuole calcio della nostra zona, della nostra provincia, fra cui Olmo Ponte, Santa Firmina, Arezzo Academy, Montevarchi, San Giovanni, Soci Casentino, Bibbiena e in più il San Miniato Siena. Per quanto riguarda le date, come funziona lo svolgimento dell'Arezium Cup? Allora, l'Arezium Cup si svolgerà nei giorni 17 e 18, un sabato e una domenica, e in tutta la giornata, in tutte e due le giornate. E la città è nel momento più bello, diciamo, sia anche la stagione e anche per la festa. In più, quest'anno, siamo proprio in questa sala, appositamente perché la manifestazione è dedicata ai grandi della città di Arezzo, anzi del territorio di Arezzo. A proposito di grandi, possiamo avere qualche anticipazione sugli ospiti di questa edizione? Allora, quest'anno, come ormai saprete, all'Arezium Cup sono abbinati dei premi per il giornalismo, per lo sport e per la società civile. Quest'anno premieremo sempre delle eccellenze aretine. Il premio al giornalista andrà a Francesco Rapisarda, giornalista sportivo di motorismo, che oggi è diventato uno dei manager più importanti nel settore motociclistico e è direttore di tutta la comunicazione della Ducati Holding. In più premieremo il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, e l'azienda Graziella Group. Il nome di Giaccherini lo possiamo fare? Ma no, direi ancora no, non è ufficiale al 100% perché doveva venire per dare il calcio d'inizio. Dovrebbe, diciamo, usiamo il condizionale perché ancora non sappiamo se ce la farà o no.